Siamo con Andrea Guiso, portiere del Forni, davvero il protagonista di questa qualificazione in Coppa Italia. Innanzitutto facciamo i complimenti, perché riscattarsi dopo un errore come quello del primo tempo non è una cosa da poco. E poi, diciamolo, per chi non ha visto la partita, hai fatto un intervento risolutore sull'1-1 quando il tempo era scaduto, no? Beh, sì. È stata una... Raccontaci questa parata su Gino Nuli, che praticamente era un rigore in movimento. Sì, la parata su Gino Nuli l'ho presa col piede, stava per entrare, è andata bene, è passata vicino al palo e niente. Invece dopo l'episodio del gol subito, cosa hai pensato in quei secondi? Beh, allora abbiamo detto abbiamo un'altra possibilità, ai rigori dobbiamo fare di tutto ed è andata bene. Insomma, ti sei riscattato? Mi sono riscattato sì, da quell'errore che è successo al primo tempo, un errore, un'incomprensione anche con la difesa, e sono contentissimo. Ecco, diciamolo, tu sei allenato adesso da Paolo Sedoni, preparatore dei portieri, che sicuramente è una persona che ti può dare anche quelle indicazioni, quei suggerimenti per migliorarti, no? Soprattutto nelle prese. Sì, mi dà mille consigli giusti e mi dice, insomma, dove sbaglio, dove non sbaglio, insomma. Un grande preparatore. Certo. Ecco, tu sei uno dei fuoriquota di questo campionato di promozione, e tu invece questa regola come la vedi? La regola di fuoriquota? Sì. Beh, la regola di fuoriquota è forse un po' esagerata. Due andavano bene. Diciamo che con l'età hanno scalato e quindi... Forse ne hanno messo tre per mettere anche un portiere, no? Per dare spazio ai portieri, che di solito come fuoriquota non ce n'è tantissimi. Da quel lato lì io... Cioè, a volte viene anche a favore questa... Certo, è un vantaggio, però effettivamente sì, magari... Però effettivamente nella squadra due andavano bene. Invece Michele Pilli cosa ti ha detto prima della partita? Ti ha dato qualche suggerimento? Oggi? Sì. Michele Pilli è chissà dove. Neanche per telefono. Quindi, comunque tu, insomma, ti allenerai, continuerai ad allenarti, ovviamente per farti trovare pronto quando verrai chiamato in casa, no? Certo. Invece pronto e per crescere. Certo, fammi nome di qualche portiere del campionato che secondo te è molto forte, che hai visto in questi ultimi mesi. C'è qualche portiere che ti ha impressionato, secondo te, che è veramente forte o a cui tu ti ispiri? Forse. Beh, a livelli nostri, guarda, abbiamo un esempio a Foni, Michele è davvero un grande. Anche se di Tonara, diciamolo. Anche se di Tonara, certo. Però è davvero bravo Michele. Certo. Adesso, insomma, avrete questo nuovo impegno di Coppa Italia con la Basanta. Secondo te in che cosa dovete migliorare, al di là del gioco? Beh, prima di tutto dei litigi in campo che ci sono stati anche oggi, ci sono stati la volta scorsa, quindi dobbiamo mettere a tacere queste voci, e anche io compreso. Anche se tu sei autorizzato a gridare, diciamo, sì, come portiere. Però... Diciamo. E poi altro sembra bene. Insomma, che con Mr. Marchi vi state trovando bene. Ci stiamo trovando bene, sì. Certo. Per chiudere, vittoria dedicata a chi? Questa qualificazione. Questa qualificazione da parte mia? Certo. Beh, la parata, a chi la dedico? Alla mia ragazza. Bene, ovviamente sarà contenta, insomma, sappiamo che è stata la prima volta per i Funni questa, la prima qualificazione, secondo turno della Coppa Italia. Speriamo che possiate fare molta strada. Ovviamente ti facciamo un grande in bocca al lupo, Andrea. Per il resto del campionato speriamo che trovi ancora spazio e possa toglierti le tue soddisfazioni. Speriamo, grazie. Grazie ancora, Andrea.